Se segui il mondo delle criptovalute e di Bitcoin, probabilmente hai già sentito parlare almeno una volta di attacco 51%, un'azione dalle conseguenze potenzialmente nefaste che potrebbero mettere in ginocchio Bitcoin e le altre monete digitali. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo tutto quello che c'è da sapere sull'attacco 51%. Cercheremo di capire se sia solo un'invenzione di coloro che si oppongono a Bitcoin oppure se sia realmente possibile e che cosa succederebbe in caso qualcuno riuscisse effettivamente a sferrarne uno. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo chiarendo che l'attacco 51% è una potenzialità assolutamente concreta e un attacco che può realmente essere sferrato verso Bitcoin e verso le altre criptovalute. Di più, lo stesso Satoshi Nakamoto, autore del white paper che presentò Bitcoin al mondo, metteva in guardia circa tale eventualità. In caso un singolo soggetto fosse riuscito a controllare più potenza di calcolo, cioè hashing power, di tutti gli altri miner messi assieme, avrebbe potuto spendere più volte gli stessi bitcoin, operazione detta double spend, o compromettere, bloccare le transazioni degli altri. Questo attacco è successivamente stato ribattezzato attacco 51%, proprio alla luce del fatto che l'aggressore avrebbe dovuto controllare oltre la metà della capacità di elaborazione totale per poterlo sferrare. Se quindi vuoi la versione super zippata, super compressa, rapidissima, non ti interessano tutti i dettagli, basta dire che chiunque porti con successo un attacco 51% verso una qualsiasi criptovaluta può sostanzialmente spendere due volte le stesse monete. Ovvero è come se andassimo al bar, pagassimo con un euro un caffè, ci bevessimo il caffè e alla fine rientrassimo in possesso di quello stesso euro che magari potremmo spendere di nuovo per pagarci la pastina. Avremo quindi la nostra brioche, ci mangeremo la brioche, ma di nuovo rientreremo in possesso della stessa moneta. Ovviamente questo rientro di possesso farebbe sì che la persona alla quale l'avevamo ceduta in precedenza in cambio della merce o del servizio per la quale abbiamo pagato non l'avesse più. Quindi ritorneremo in possesso della nostra moneta e la persona alla quale l'avevamo data per pagare qualcosa la perderebbe. Questo in essenza è l'attacco 51%. Con questa rapida spiegazione abbiamo già dunque tolto di mezzo una falsa credenza che riguarda l'attacco 51%. Non consente infatti di creare nuove monete dal nulla, ma sostanzialmente di spenderle e rientrare in possesso. Bene, entriamo ora un po' più nel dettaglio per capire come funzioni questo attacco 51% dal punto di vista tecnico. Iniziamo ricordando che le criptovalute che impiegano un algoritmo proof of work, come ad esempio Bitcoin, Ethereum, prima della versione 2.0, Litecoin, Bitcoin Cash e molte altre, si basano su un'architettura nella quale lo stato del sistema viene aggiornato in maniera decentralizzata dagli utenti. Con il termine stato del sistema, banalizzando al massimo, intendiamo la fotografia che permette di inquadrare e di capire quante monete siano conservate in ognuno dei wallet che fanno parte della rete. Ogni qualvolta un utente della rete invia una moneta o un pagamento a qualcun altro, gli utenti che svolgono l'attività di mining validano questa transazione verificando che effettivamente la transazione contenga la firma dell'utente che possedeva un determinato wallet, che in quel determinato wallet ci fosse un ammontare di monete sufficiente per essere spedito e se tutto torna effettivamente scrivono questa transazione sulla blockchain certificando il fatto che l'utente ha inviato a qualcun altro una determinata quantità di monete. Quindi chi ha inviato ha meno quella determinata quantità di monete, mentre invece chi le ha ricevute ha più quella determinata quantità di monete. Questo, come è chiaro, impedisce di spendere due volte le stesse monete, proprio perché la blockchain fotografa che quelle monete sono state inviate da una parte ad un'altra e quindi chi le ha inviate non le ha più a disposizione, non le può spendere di nuovo. Ora, falsificare questa transazione è computazionalmente impossibile, ovvero per poterlo fare servirebbe un supercomputer che dovunque dovrebbe lavorare per migliaia di anni. Ora, in una rete come quella Bitcoin, la verità è distribuita. Cosa significa? Che poiché non c'è una singola sorgente
che ci dice qual è lo stato del sistema, quante monete sono contenute in ogni wallet, è tutta la comunità mondiale che partecipa alla rete Bitcoin a detenere la verità. Quindi ognuno che conserva una copia della blockchain ha la verità in mano. È quindi naturale che magari alcune copie siano diverse dalle altre, per mille motivi. Ad esempio perché qualcuno è rimasto offline e quindi non ha ricevuto gli ultimi blocchi che conservano la blockchain e quindi ha una fotografia vecchia dello stato della rete, oppure sta provando a proseguire la blockchain sganciandosi da quella che era la verità condivisa dell'inizio del sistema. Ebbene, in questa situazione lo stesso white paper originale di Bitcoin ci dice che bisogna seguire la blockchain più lunga, semplicemente per il motivo che è quella sulla quale è stato investito il maggior lavoro. Ricordiamo che per aggiungere un nuovo blocco alla blockchain bisogna svolgere l'attività di mining, quindi è un'attività computazionalmente molto intensa, e quindi presumere che quella sia quella corretta. Se vogliamo dirla in altri termini, ha perfettamente senso, anche perché la blockchain più lunga è quella preferita dai miner, quella sulla quale il maggior numero di miner sta agganciando nuovi blocchi. A questo punto dobbiamo chiederci che cosa succede se un utente, oppure un gruppo di utenti che si sono coordinati e coalizzati tra loro, dispone di più capacità di calcolo di tutti gli altri messi assieme. Ebbene, potrà aggiungere blocchi a questa blockchain più velocemente di tutti gli altri. È proprio qui però che scatta la trappola. Ora questa persona, oppure questa coalizione di persone, potrebbe fare una cosa di questo tipo, ovvero prendere la blockchain legittima, quella più importante, quella più lunga, semplicemente copiarla, eliminare un blocco e cominciare di nuovo a minare su quella blockchain. Che cosa significa? Che la blockchain originale avrebbe perso un blocco e quella copiata ricomincerebbe crescendo più velocemente di quella originale, semplicemente perché abbiamo detto che questa nuova blockchain, disponendo di più capacità di calcolo, poiché questo aggregato di persone ha più capacità di calcolo a disposizione, aggiungerebbe blocchi alla nuova blockchain più velocemente. Ma poiché a questa copia manca un blocco, è come se tutte le transazioni avvenute e certificate in quel blocco non fossero mai avvenute, e quindi sostanzialmente le monete tornano ad essere fotografate come presenti nei wallet delle persone che le avevano inviate. Ora, ricominciando da qui a costruire, quindi ad aggiungere blocchi, questa diventa una blockchain buona, manca uno dei blocchi originali ed ecco fondamentalmente che i soldi sono tornati nelle tasche delle persone che le avevano inviate proprio in quel blocco. A questo punto, come potrebbe sfruttare questa cosa l'aggressore? Semplicemente inviando una grande quantità di denaro, dopodiché copiando la blockchain, eliminando il blocco che certificava l'invio di quelle monete e ricominciando subito a minare questa nuova copia della blockchain senza il blocco. Ecco che gli sono tornate indietro le monete. Potrebbe di nuovo ripetere la stessa operazione, inviare di nuovo quelle stesse monete a qualcuno, copiare la blockchain, eliminare il blocco che certificava l'invio di quelle monete, ricominciare a minarlo ed ecco che quella sarebbe la blockchain originale, perché crescerebbe più velocemente di tutte le altre, semplicemente perché questa persona, l'aggressore, detiene più capacità di calcolo di tutti gli altri messi insieme. Ecco scattata la trappola. Quindi dal punto di vista tecnologico si può fare ben poco per contenere un attacco 51%, è semplicemente il modo in cui funziona il sistema, e se ci pensiamo non è molto diverso da una democrazia nel quale magari una persona, comprando i voti di tutti gli altri, vada a votare portando più voti di tutti gli altri messi assieme, deciderebbe da solo, in virtù dal fatto che ha appunto più voti di tutta la collettività, quale partito o quale governo portare al potere. I miner e i partecipanti alla rete però in questo momento potrebbero intervenire, ovvero si potrebbero mettere d'accordo tra loro per, ad esempio, cambiare l'algoritmo proof of work, di modo che l'attrezzatura detenuta dall'attaccante risultasse meno efficiente e quindi tutti gli altri potessero riconquistare la supremazia in quanto potenza di calcolo con quello determinato nuovo algoritmo. A questo punto prenderebbero una copia buona della blockchain, eliminerebbero tutti i blocchi minati dall'utente truffaldino e da lì ricostruirebbero lo storico delle transazioni, evitando appunto questo double spend.
Sarebbe sicuramente un lavoro di coordinazione piuttosto impegnativo, però non sarebbe certamente infattibile. Ora viene da chiedersi come mai gli attacchi 51% non avvengano tutti i giorni. Beh, sostanzialmente il motivo è duplice. Se parliamo di Bitcoin, portare un attacco 51% significherebbe mettere in gioco una quantità di attrezzature che richiederebbe, non lo so, probabilmente qualche miliardo di dollari. Se siete interessati all'argomento per capire quanto effettivamente costerebbe portare un attacco 51% contro la rete Bitcoin, continuate a seguirmi perché sto preparando un approfondimento con qualche numero esatto. Si parla comunque di qualche miliardo di dollari che qualcuno dovrebbe investire per effettuare questa operazione, con il rischio di essere scoperto molto rapidamente, e in caso ciò avvenisse il prezzo delle monete digitali sicuramente crollerebbe, e oltretutto da lì in poi la comunità mondiale probabilmente si metterebbe d'accordo per metterlo in minoranza molto rapidamente, quindi avrebbe speso un sacco di soldi per poter effettuare un singolo attacco che probabilmente verrebbe annullato. Quindi non c'è la pragmaticità di farlo. Questo è quello che protegge la rete Bitcoin. Per quanto riguarda molte altre criptovalute secondarie, invece, gli attacchi 51% succedono, e succedono anche molto spesso. Per il semplice motivo che guadagnare la supremazia, la maggior quantità di calcolo sulla rete, costa decisamente meno, qualche migliaio di euro in alcuni casi, semplicemente perché non ci sono abbastanza miner, ovvero il resto delle persone che mina quella determinata moneta è talmente esiguo che diventa facile accatastare abbastanza capacità di calcolo per contrastare e avere la supremazia su tutti gli altri, e quindi si verificano questi attacchi 51%. Viene da sé quindi la prossima parte: noi utenti cosa possiamo fare per proteggerci dagli attacchi 51%? La strategia migliore è semplicemente quella di scegliere delle criptovalute che siano affermate e che abbiano alle spalle una grande capacità di mining, proprio perché diventa economicamente infattibile accatastare più capacità di calcolo di tutti gli altri messi assieme. Parlo in particolare ad esempio di Bitcoin, questa è la scelta sicuramente migliore per proteggersi dagli attacchi 51%. È chiaro che se andiamo a scegliere una criptovaluta in posizione 3500 su CoinMarketCap, nella quale la minano 4 gatti, c'è concretamente il rischio che ci vengano appunto sottratte le monete con questo tipo di operazione. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre estremamente importante, grazie davvero se troverai il tempo di farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!